accompagnato da Servite, Virgilio, Beatrice e San Bernardo, necessario perché, essendo ancora vivente, non potrebbe essere ammesso nell'aldilà senza di loro. Il poeta dichiara che la sua missione è quella di raccontare ciò che ha visto durante il viaggio nei tre regni ultraterreni. Da principio si trova in una selva oscura, nella quale è raggiunto avendo smarrito la retta via, la via della virtù, ma, arrivato alla fine della valle, scorge un colle illuminato dal sole. Mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era sparita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tante amara che poco e più morte, ma per trattare del ben chi mi trovai, dirò in altre cose chi lo scorte. Il vero e proprio viaggio attraverso l'inferno ha inizio quando Dante e Virgilio si trovano sotto la città di Gerusalemme, davanti alla grande porta su cui sono impressi celeberrimi versi. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza è il primo amore. Dinanzi a me non for cose create, se non eterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Ossia, quelli che in vita non vollero prendere posizioni, ed ora sono ritenuti indegni, sia del paradiso che dell'inferno. La loro punizione consiste nel correre nudi dietro una bandiera, senza stemma, ed essere perennemente punti da vespe e mosconi. Voluto da Dio, e lui non può opporsi. Carol, non ti bruciare! Vinci, non passa mai anima a cuore! E se Carol di te si magna, puoi sempre capire che so dire il suo. Dette queste parole, la terra trema così forte, che il solo ricordo riporta paura al cuore di Dante.
O tu che vieni in questo luogo di dolore, bada al modo in cui entri e a chi ti stai affidando. Non ti inganni la facilità dell'ingresso. Perché continui a gridare? Non impedire il suo viaggio voluto da Dio. Si vuole così in cielo, dove è possibile tutto ciò che si vuole. Quindi, non dire altro. Poeta, volentieri parlerei, ma quei due che insieme vanno e paiono sì al vento e stai leggeri. Vedrai quando saranno più presto a noi. Ai, ma grazie se benigno, di quel che dire e che parlare ti piace. Noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Amor che a nulla amato, amar perdona. Mi prese del costo di piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Dopo di loro, nel quarto cerchio, presidiato da Pudone, stanno gli avari e i prodighi, divisi in due schiere destinate a scontrarsi per l'eternità mentre fanno rotolare massi di pietra lungo la circonferenza del cerchio. Vedo al sol del mondo senza gente, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Tu devi sapere chi fu il conte Polino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Ora ti dirò perché sono tan vicino. Cosa è madre, perché ci guardi così? Perciò non piansi, né risposi io, tutto quel giorno né la notte appresso. Aiutami allora per non farli più tristi, lo di e l'altro siano tutti muti. Finché al quarto di venuti, Gatto mi si gittò di steso e disse: padre mio, perché non mi aiuti? Qui mi morì, e come tu mi vedi, mi dirò cascarli tre ad uno, tra il quinto di e il sesto. Questa è Dite, la città infernale, e questo è l'uomo che persevera nel male. Thank you.
bravi!